Bene ragazzi, quello che sto cercando di fare è trovare la postazione per fare il nuovo video make-up, ma non ci riesco perché sono terrorizzata da una ragnatela enorme. Bene, finalmente ho superato la paura della ragnatela enorme ed eccoci qua un nuovo video make-up. Questo video sarà ambientato sul viola e rosa, quindi iniziamo subito. Questa volta ho deciso di praticamente spiegarvi tutto bene nel dettaglio cosa farò, come farò e perché lo farò. Allora, a parte gli scherzi. Allora, questo qui è un fondotinta che io ho creato, praticamente si chiama BB Cream, ovvero che oltre che fondotinta c'è crema. Visto che io prima usavo sempre la crema Nivea e poi mettevo sopra il fondotinta, ho detto perché non fare una cosa del genere però con il fondotinta, ovvero che mia madre, io avevo detto: mamma, prendi l'altro fondotinta perché questo qui è troppo scuro. Lei ovviamente non mi ha ascoltata, mi ha detto: no, no, vedrai che va tutto bene. Certo, la prima volta che me lo sono messa, boom, marrone, qua bianco. Ho detto: no, no, aspetta mamma, c'è qualcosa che non cosa. E allora cosa ho fatto? Ho detto: vabbè, per non sprecarlo, l'ho praticamente messo qua dentro. All'inizio, se sapete, con quei barattolini che vendono praticamente in qualsiasi negozietto, profumeria, cinese, qualsiasi cosa, ci sono tipo dei barattolini tondi, piccoli che si svitano con il cosino. Certo, io sto ansia. So spiegare bene. E niente, ho messo lì il fondotinta. E poi la crema, ho mischiato tutto ed è venuto fuori questo qui ovviamente. Quei barattolini, il problema è che si rompono dopo poco, praticamente, dopo 2 o 3 giorni che li sviti, li riavviti, li sviti, li riavviti, si rompono. Quindi questi qui praticamente dentro c'era la salsa agrodolce. L'abbiamo lavato e è stato riutilizzabile. Quindi abbiamo fatto dentro il fondotinta. E con questo pennello qua, della Kiko, vado praticamente ad applicarlo su tutto il viso, ovviamente levando i capelli. Ricordatevi di spalmarlo bene in modo anche che non si veda il contrasto, diciamo. Mi scuso già in anticipo per la luce, perché so che fa schifo. Però, meglio di niente, ragazzi. Ok, dopo che abbiamo praticamente spalmato tutto il fondotinta, andiamo a lavorare sulle sopracciglia. Allora, come prodotto io uso questa palette, questo colore qua praticamente, questo qua. Uso questo pennello, assottiglio bene la punta e vado a lavorare le sopracciglia. Vedete? Ovviamente devo rifarle, devo perfezionarle, però sono ancora trattabili. Non fate caso tanto se una è più chiara e una è più scura, perché ovviamente il flash è da questa parte, quindi mi illumina più questa parte e mi scurisce di più quella, perché se vedete, se mi metto anche così proprio davanti al flash con tutte e due, sono uguali. Aver finito anche questo passaggio qua, pulisco un po' sulla mano questo pennello e vado a lavorare gli occhi. Allora, come base uso questo bianco di questa palette qua.
Sapete da quanti anni è che ho questa palette? Ok. Mente anche dall'altra parte. Ed è a posto. Oltre che ombretto, ragazzi, è illuminante. Quindi, come potete vedere, illumina tantissimo anche questa parte qua dell'occhio. Ok. Finito con quel colore, andiamo a lavorare con questi due. Allora, questo viola, che è brillantinato, e questo rosa. Non so se riuscite a vedere bene, ma è un rosa abbastanza chiaro. Allora. Ok. Ovviamente per non prendere troppo prodotto e rischiare che diventi una cacata, prendiamo quello che è rimasto qua. Col pennello andiamo a lavorare la parte esterna dell'occhio. In questo modo, oltretutto fa un buonissimo odore. Sa di vaniglia. Ok, vedete? Vado a prendere ancora un po' di prodotto e vado a fare lo stesso nell'altro occhio. Ok. Perfetto. Essendo che io il colore lo voglio fare un po' più spesso, vado a prendere un pezzettino, proprio poco poco, di prodotto, una puntina, e lo vado a mettere sulla parte lavorata. Ok, vedete? E vado a fare lo stesso con l'altro. Ok, finito, vabbè, lo mettiamo da parte. Andiamo a lavorare con il rosa. E lo andiamo a applicare in questa parte qua, da metà a praticamente a quasi inizio dell'occhio. In modo da fare un effetto sfumato. Ok. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche dall'altro. Direi che è perfetto, è venuto perfetto. Solo che questa luce non rende. Avrei potuto farlo di giorno, ma momento depressione time, poi sono uscita col mio migliore amico, quindi no, mi sono svegliata adesso, momento di ispirazione. Poi, allora facciamo che mi va il mattone.
posso lavorare tranquilla. Allora, andiamo a... Questo eyeliner viola della Kiko, ovviamente non si vede benissimo, ma potete leggere se riuscite, Kiko. Andiamo a fare la lineetta. Devo parlare più a bassa voce possibile perché mia madre dorme. Cioè, e sente la voce, tipo, ho bussato prima, ma posso anche spaventare. Salutandone. Andiamo a fare giusto una puntina. Ok. Ah, che mal di schiena. Dopo ovviamente aver lavorato sugli occhi, andiamo a mettere la matita. Finito anche questo passaggio, andiamo a mettere ad applicare il mascara. Io uso questo qui della Essence Get Big Lashes, che vi ho fatto vedere anche nei preferiti di giugno. Ok, sì, perché siamo a luglio. Io ve lo consiglio tanto questo mascara qua perché davvero mi fa le ciglia magnifiche. Ve le allunga tantissimo in modo naturale. Finito anche questo passaggio, andiamo ad applicare il blush e la ciglia. Allora, io uso come sempre questi tre. Come di schiena.
finito questo. Oddio, finito anche questo passaggio, andiamo a finire con le labbra, che userò questi due. È un viola scuro e un rosa chiaro, giusto per riprendere il colore del trucco. Con questo andiamo a fare un contorno. Con questo invece bene, ragazzi, questo qui è il trucco. Bene, dicevo che questo è il video, questo è il trucco finito. Il rossetto lo trovo un po' troppo pesante, però combacia tantissimo con gli occhi. E spero che questo video vi piaccia. A me piace davvero tanto. È più elegante da sera, d'inverno. E non lo so, ragazzi, mi piace da impazzire. Spero che piaccia anche a voi. Se è così, lasciate un like. Se volete consigliarmi qualche video da fare, io sarei contentissima anche sul make-up, su qualsiasi cosa. Io vi auguro una grandissima, vabbè, una buonissima notte, perché ovviamente adesso questo video lo editerò e lo caricherò immediatamente, anche perché non ho sonno. Devo dire che anche le sopracciglia sono venute troppo bene. E niente, io vi auguro una buonanotte. Vi stavo dicendo che questo video adesso lo carico, sì. E vabbè, ovviamente prima vado a struccarmi, perché mi sembra che sia eccessivo a mezzanotte. Che ore sono? A mezzanotte e mezza stare col trucco. Quindi andrò a struccarmi, a lavarmi. E andrò nel letto per editare il video e caricarvelo subito. Sono davvero contenta di essere riuscita a fare questo video, di avervi spiegato tutto nel minimo dettaglio. Spero di esservi fatta capire. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buonanotte.